Allora, innanzitutto partirei dal tirare fuori correttamente tutto da Substance o da qualsiasi altra applicazione che utilizzate per la generazione di texture. Allora, io il consiglio che do a tutti voi è quello di crearvi dei nodi di output dove inserite il canale e lo spazio colore. Naturalmente poi dopo vi rimane comodo in Designer perché per visualizzarli nella 3D View, tasto destro e ve li controllate sempre. Naturalmente l'sRGB andrà solamente per la color perché le mappe in grayscale e la normal vengono lavorate in linear. Quindi tiriamo fuori tutto. Io tasto destro. E tiro fuori tutte le mie mappe e poi entriamo in Marmoset, che è il software che io utilizzo da sempre per la creazione dei miei render, dei miei materiali. È un software che ad oggi consiglio perché è molto semplice e molto intuitivo. Riuscite veramente innanzitutto ad acquistarlo perché è un software che costa pochissimo. E poi immediatamente vi dà degli ottimi risultati e devo ammettere che con gli ultimi aggiornamenti con la serie RTX, schede grafiche RTX, i risultati sono notevoli. Quindi vi dà istantaneamente un ottimo feedback di quello che fate. E tante volte io lo utilizzo in combinazione con Designer quando sto facendo determinate fasi del progetto, ovvero quando io sto lavorando ancora, prima di procedere al color e alla roughness, quando sto ancora nella fase metallic displacement e occlusion, mi porto già le texture in Marmoset per controllare che tutto il micro dettaglio e le forme grandi soprattutto, funzionino correttamente. Perché la viewport di designer assomiglia a volte a quella di Unreal, ma è diversa da quella di Marmoset. Quindi il mio consiglio è che se la texture funziona qui, funziona su Designer, funziona su Marmoset e funziona poi anche in Unreal, avete fatto bingo. Soprattutto il micro dettaglio è una cosa da inquadrare perché vedrete che è molto più facile caricarlo in Designer, è molto facile e non lo vedete. Soprattutto se lavorate a 4K, e in Marmoset viene un blocco di noise, quindi questo è molto 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 importante. Inoltre Marmoset ha anche la funzione che carica automaticamente le texture quando le buttate fuori da Designer, quindi quando voi esportate, lui le ricarica tutte in automatico e quindi è molto semplice. Allora, questo è il materiale che vedevamo prima in Designer. Io ho fatto un lighting alternativo a quello che ho già nel portfolio. Quello che avevo fatto originalmente su ArtStation, adesso ve lo mostro, è differente. E diciamo che questo ha un aspetto, tra virgolette, più artistico, che è una cosa che sconsiglio, ok? Nella creazione di un portfolio. Se vedete i miei materiali, hanno tutti dei lighting, non dico simili, ma a parte questo, dove questo sull'Art Surface ho fatto un lighting molto sci-fi, sono tutti abbastanza naturali. Su questo ho deciso anche per renderlo un po' più interessante di utilizzare delle luci colorate, così vedremo come si approcciano anche le temperature colore, il classico effetto da gel colorato davanti alle lampade. E questo è per mostrarvi il confronto con quello che avevo fatto originalmente, quello che è attualmente il mio portfolio. Qui c'è addirittura un lighting alternativo che simula, diciamo, la condizione di utilizzo. Allora, questo lo chiudiamo, che già siamo a corto di RAM, e cerchiamo di smontare questo lighting e ne ricostruiamo, spero, uno simile da zero. Io ci tengo a precisare che non sono un lighting artist, ma ho dovuto, diciamo,
imparare a tirare fuori il meglio dalla presentazione dei miei materiali, perché vi renderete conto, questo è un feedback che ho riscontrato anche da altri material artist, tante volte si perde più tempo su Marmoset per cercare di valorizzare con un buon lighting il materiale piuttosto che fare il materiale. È paradossale se ci pensate, no? Perché dice Carlo, il tuo lavoro è quello di creare il materiale, ok, però dobbiamo anche farlo vedere bene, dobbiamo mostrarlo al meglio, e questa è una cosa da non sottovalutare. Per farvi vedere più o meno il lighting che ho fatto, lo spegniamo. E io sono partito da un HDR, c'è una libreria di Marmoset vastissima. Adesso le vedete che le devo tutte scaricare perché ho ripristinato il computer da poco. Ma potete veramente giocarci. Come Substance Painter con Shift potete ruotare l'HDR. E poi ho aggiunto una key light colorata tendente al viola. Ora vedete questo effetto perché poi ve lo spiego. C'è una fill light di green che mi tira fuori tutte queste forme. Una fill, scusate, di orange che va a riempire tutto questo. E una rim che cerca di dare un po' più di spunto in alto a questa palla. Ok, adesso noi cancelleremo queste luci, ripartiremo dal risultato iniziale che era questa HDR che ho colorato. Io sono solito lavorare con un colore di base, quindi questo grigio abbastanza triste, che più o meno è il grigio che in tutti i miei lavori. Ultimamente l'ho sostituito col nero, su Marmoset cerco di lasciarlo grigio, è un grigio neutro che non mi influenza e soprattutto non mi fa fare delle tinte scure o troppo chiare. Quindi io questa sky la lascerei. Vi dico che stiamo già lavorando in ray tracing. Adesso lo spengo, ma non ci cambia niente solo con l'HDR perché fa veramente poco. Lo lasciamo acceso. Inutile dire che vi cuoce il computer nel momento in cui lo accendete. E con Ctrl-L c'è il... Io qui c'ho la mia cartellina lighting. C'è la shortcut per creare una nuova luce. Di default lui creerà una spot che è direzionata un po' effetto flash. La prima cosa che andiamo a fare, questo lo possiamo disabilitare però il transformer, lo chiudiamo. E utilizziamo una luce directional. È molto comodo perché noi solamente andando a ruotare la luce lavoriamo dal centro e cerchiamo di definire come prima cosa le forme principali del nostro materiale. Allora, intanto mi chiudo Designer perché sento il computer che già soffia tanto. Allora, diciamo che come key light questa può andare bene. Ecco, questo è quello che intendevo quando parlavo di valorizzare. Io qui ho una roughness che è abbastanza interessante. Io qui ho creato un materialino che è veramente basico, quindi chiunque di voi può ricrearlo perché basta solo collegare le mappe. Ho scelto di diminuire un po' la roughness, quindi come se avessi fatto un clamp, per renderlo un filo più lucidino tutto. E a me, sinceramente, piace molto... Non piace molto la bruciatura qui, ma piace molto il fatto che mi tiri fuori questo dettaglio della roughness. Quindi potremmo farlo cadere anche così, in maniera tale che la bruciatura è contenuta. Abbiamo un ottimo effetto di tridimensionalità, che è la cosa più importante per noi che facciamo le palline su design. Quindi cerchiamo di posizionarla qui. Allora, noi abbiamo modo anche di intervenire sulla dimensione e la forma di questa luce. Mi piacerebbe ottenere una superficie un po' più ampia di riflessione. Quindi passiamo dalla forma sfera, che per ora ha diametro 0. Possiamo anche farlo con questo, che ci crea praticamente una sfera luminosa, come se fosse un disco più grande. E vedete che all'aumentare della dimensione
la bruciatura si contiene perché la luce è più diffusa e meno puntiforme. E in questo caso a noi fa tantissima differenza. Quindi ci prendiamo un bel rettangolo e cerchiamo di allungare, e ora ritroviamo quell'effetto che vi dicevo all'inizio. Perché la luce io la lascio sempre a zero, perché poi mi è facilmente orientabile, vedete? È un po' fastidioso in questo momento, ma quando la spegnete la visualizzate correttamente. Come vedete, abbiamo già una key light che sta funzionando abbastanza bene. Solitamente mi muovo come intensità di illuminazione intorno ai 6,3, 6,4, e direi che già abbiamo una forte tridimensionalità dell'oggetto. Quindi è importante ricreare questo gradiente che si crea sulla sfera e evitare assolutamente l'effetto piatto, illuminato da torcia o da troppe luci. Quindi, prima di cominciare a giocare con i colori, andiamo, questa ce la rinomineremo Light, ce la andiamo a duplicare, quindi un Ctrl-D, creeremo la prima fill. Quindi per andare fill 01, la testiera in inglese, fill 01, e andremo a, per ora diminuiamo subito il sizing, perché non dobbiamo stare attenti adesso a questa cosa delle luci uniforme. Ce la andiamo a compensare l'altro lato che adesso abbiamo fatto. Ok, cerchiamo di giocare con le ombre che si creano. Quindi ci posizioniamo diametralmente opposti e ad esempio a me questo effetto qui piace moltissimo. E anche qui mi tira fuori, non so se lo vedete, tutti i dettagli della normal e della roughness. E quindi in questo caso io sto valorizzando il lavoro che ho fatto. Anche perché se non lo valorizziamo è inutile che lo facciamo in designer, dopo non lo vedrà mai nessuno. Quindi stiamo molto attenti a questo tipo di dettagli. Ecco, ad esempio, quest'ombra qui mi piace molto. Adesso possiamo diminuire un filo l'intensità della fill, perché io voglio che sia una fill, deve essere una luce secondaria. La key light ce l'abbiamo già. Quindi diciamo che questo, secondo me, così ci sta funzionando abbastanza bene. Andrei comunque a farla più grande, più lunga. Clicchiamo fuori in maniera tale che non bruci e illumini un po' meglio, e secondo me l'abbiamo centrata. Cominciamo a duplicare questa e creare la seconda fill. Quindi abbiamo una fill 02, ce la ruotiamo e ce la cominciamo a portare. Allora, spegniamo sempre questo. Abbiamo ben visibile tutto il lavoro che stiamo facendo. Vi spengo la DOF, che poi vedremo come risettarla insieme. Off. E anche qui sta tirando fuori tutti i dettagli della riflessione, quindi sono molto contento. Ok, qui abbiamo tutto il dettaglio che ci serviva. Provo anche a tirarla un pelo più indietro, acchiappiamo l'asse giusto magari. Ecco. E cerchiamo di renderla un po' più lunga. Quindi andiamo sulla dimensione, non troppo lunga. Ok. E direi che anche qui ci siamo arrivati. Cominciamo a rispegnerle, ora che le abbiamo calibrate. Mettiamo la 6.4, 6.5, mi sembra che stia bruciando, quindi ottimo. E cominciamo ad aggiungere un po' di mood. Quindi cominciamo a colorare il nostro lighting. Possiamo sia andare su un look veramente estremo, ma preferisco colorare, perché in questo caso sto colorando tantissimo di magenta, di questo lilla, tutta la parte più visibile della sfera. Vediamo se riusciamo a contenere. No, questo si vede sempre, sta in mezzo alle scatole.
Ora che l'abbiamo sistemata possiamo spostarcela anche indietro, ma tanto è troppo grande, non ci dà fastidio. Faccio un CTRL Z. Ok. Mi piacerebbe contrastare questo tono lilla con un bel tono caldo. Visualizziamo. Ok. Tendenzialmente, se io utilizzo una luce, una key light che è fredda, la cercherò di compensare con una fill light calda. Perché nella zona in cui si cominciano a incontrare queste luci, si crea un contrasto veramente interessante e oltre a dare tridimensionalità, dà una tinta all'oggetto che è molto molto più interessante, perché vedete qui come si è colorato. Guardate, facciamo una cosa. Questo me lo duplico momentaneamente, la fill 01, e la mettiamo bianca nera. Così vedete la differenza tra caldo, che forse andrà anche tirato un po' più l'intensità, perché più la coloriamo e meno la luce è forte. Cioè, vedete che differenza? Nonostante la luce sia bianca, è andata a dare un tono verdognolo che sinceramente in quest'area del materiale a me non piace. Quindi rimaniamo sul tono caldo, ci spostiamo nella fill light 2, che è la più invadente visivamente, e la cominciamo a colorare. Usiamo un verde. Possiamo provare un bel verde. È un accento molto interessante questo lato. Possiamo provare anche un bel blu, quindi un'altra luce fredda che secondo me adesso si comincia a sposare molto meglio. Riandrei sinceramente ad alzare un filo la fill light e direi che il lighting comincia a prendere forma. 6 e 6, alziamola al limite da key light. Ok, non sembra che stia distruggendo informazioni, quindi ottimo. La cosa interessante qual è? Che io ho creato una cartellina e voi adesso avete una cartellina che è posizionata esattamente al centro della scena. Quindi nessuno vi vieta, se volete fare altre prove, di girarvi tutto il lighting, di animarlo. In questo caso potete muovere tutto il gruppo di luci o un gruppo di luci, e tante delle volte creano dei look diversi, che vedete anche questa situazione è un po' meno tridimensionale, ma potrebbe essere interessante. Non è detto che girandolo avete un altro lighting, questo non ne sento di dirvelo. Però tante volte io, anche per rifarmi un po' l'occhio, le giro, le riprovo. No, riposizioniamolo come era prima. E vi aiuta tanto anche a rinfrescare l'occhio. Potete sempre girare l'HDR con Shift e il tasto destro. E una cosa che, un'indicazione che vi do è: evitate di fare 700 punti di luce sulle sfere. Soprattutto sui materiali molto lucidi è una cosa fastidiosa da illuminare, è difficile illuminare un materiale molto lucido. Però in questo caso, vedete, io ho utilizzato delle luci un po' più grandi che vanno un po' a simulare quello che è uno studio, un lighting da studio. State attenti a non mettere 700 luci. Un trick che vi posso mostrare, che io utilizzo moltissimo per dare un po' di rinforzo a questa luce, ad esempio la key light, io me la vado a duplicare, la chiamo rim 01, me la vado, allora, a selezionare, non me la fa selezionare, ah ok, è arrivata qua giù, e me la vado a spostare, allora, non so perché si sia spostata così tanto, la ricentriamo, ok. E la vado, allora ridiminuiamo questo di nuovo.
la vado ad utilizzare per creare un po' di profondità. In questo caso io ho fatto una cosa che non è proprio corretta perché ho duplicato la luce, però facendola cadere vicino, voi avete la possibilità di espandere un po' l'area di questa luce. L'unica cosa è che in questo caso io volevo utilizzarla in maniera un po' più delicata per aumentare questa riflessione. Soprattutto, ha detto trucchetto, è sparare l'illuminazione a cannone. Così vedete esattamente dove cade la luce. Esatto. In questa maniera ci definiamo la rim. Potete sempre allargarla, se volete farla cadere un po' più morbida, cioè vedete qui come si crea un gradiente. Ma in questo caso penso che anche così sia sufficiente. Diminuiamo l'intensità fino a che non ci dà fastidio. Ritorniamo magari a un 6. Un 6.3. Eccola qui la luce da vedere. 6.5. Spostiamo ancora un po' più dietro, ecco, in maniera tale da illuminare un po' questa parte. Ed eccolo qua. In questa maniera abbiamo creato una rima 6 e 4 perché sta bruciando. Vi faccio vedere la differenza tra RTX e no. Quindi se adesso spegniamo il calcolo RTX dell'illuminazione, vi rendete conto di che differenza abissale ci sia. La cosa divertente è che io ho lavorato su Marmoset senza ray tracing praticamente fino a un anno fa, perché era una novità questa. Eppure adesso ci siamo abituati abbastanza bene perché crea un'illuminazione veramente interessante. Da designer, io sono anche abituato a tirare fuori l'ambiente occlusion. Adesso in questo caso era sparata a cannone. Regolatevi, non esagerate con l'occlusion perché già il ray tracing tende a marcare molto di nero tutte le fughe. Quindi prestiamoci un po' d'attenzione. Ad esempio, se adesso noi volessimo schiarire, scusate, tutte le cavità che abbiamo nel materiale, con molta delicatezza possiamo andare a lavorare su un HDR. In questo caso, vedete, così sarebbe con l'HDR spenta. Se noi andiamo ad accendere, piano piano, delicatamente, possiamo andare a recuperare alcune parti. Me la girerei così, non la farei cadere più. In questo caso l'abbiamo recuperata pienamente. Nel render, beh, io utilizzo Shadow Quality Mega, giusto per farvi vedere due parametri. C'è un Ambient Occlusion Screen che sinceramente non è che fa tantissimo, si vede molto di più se spegnete il ray tracing. C'è anche l'Ambient Occlusion Ray Traced, ma non vale la pena utilizzarlo su questo materiale perché pesa veramente tanto e veramente l'Ambient Occlusion di Designer funziona molto meglio. Vediamo il DOF. Ah, come mapping di colore io tengo solo l'esposizione 1.5 per averla un po' più brillante, niente di più. La Depth of Field la potete attivare e potete metterla anche questa ray traced. Faccio vedere la differenza con la post effect che vedete un po' più blerrata. Un po' meno credibile, la ray trace funziona veramente bene. È molto semplice da utilizzare perché potete scegliere il focus esatto con un clic. Potessi mettere questo a fuoco istantaneo. Io, ad esempio, ci tengo a mettere a fuoco questa parte qui con le schirotte. Anzi, devo essere sincero: questo punto dove cade la luce, che mi tira fuori tutti i dettagli. C'è un'apertura, quindi possiamo passare da qualcosa di molto chiuso fino a un'apertura. Stavo utilizzando quella di 0,7. Sono aperture realistiche, ma stiamo parlando di una sfera da 1 metro, quindi scegliamo un risultato che visivamente ci piace piuttosto che sia realistico in termini fisici. Avete
l'apertura anamorfica, la rotation, quelle sono sempre. C'è il flare, che io tengo sempre un filo, infatti stava uno. Potete perderci un po' di tempo, dipende dal materiale, su alcuni funziona da subito, su alcuni ci vorrete perdere un po' di tempo. Lascio le folte che hanno motion blur, se avete animazioni, distorsioni, chi più ne ha più ne metta. Un'altra cosa che utilizzo sempre è un filo di sharpen. Sono due scuole di pensiero, quelle che dicono che lo sharpen andrebbe abolito a vita e quelli che lo mettono sempre un po' tipo salt by col sale sopra le cose. Secondo me un 0.3 di sharpen aiuta sempre un po' a distinguere meglio tutte le forme. Il bloom è una cosa che sempre tengo un filo accesa, molto più visibile del flare, che lo rende un po' più interessante. La vignettatura non la uso mai, la grana non la uso mai. Poi siete liberi di sbizzarrirvi un po' con questi non so, tanti strumenti, però sono cose carine. Allora, solitamente io quando faccio un materiale, vabbè, qui ho un preset di turntable che potete crearvi qui sopra molto, molto velocemente. Dov'era? C'era proprio l'opzione per crearti un turntable, tu selezioni la geometria e lui te lo crea in automatico. Mi preparo anche un cilindro, che è quello che siamo abituati a vedere sul designer, però almeno qui ce lo vediamo bene. Sul cilindro mi sento di raccomandarvi di diminuire sempre molto la profondità di campo, perché è meno ampio della sfera, almeno nella mia scena, e a volte la profondità di campo ci va a mangiare dei dettagli importanti. Quindi andiamoci sempre abbastanza delicati. Solitamente, se avete fatto un buon lavoro sulla sfera, il lighting sul cilindro vi viene in automatico, come in questo caso. Se così non fosse, o vi duplicate la cartellina del lighting, ve la duplicate e vi fate un lighting cilindro dove vi aggiustate quelle due o tre luci, altrimenti ritornate sulla sfera, rimodificate e fate tipo avanti e indietro. A volte, quando un materiale tipo questo mi ispira particolarmente, mi preparo anzitutto un materiale a parte, dove in questo caso possiamo fare, spegniamo la profondità di campo, che qui non è necessario. Mi preparo un piano dove o lo faccio render singolo così, di dettaglio, o tagliato, come quello che ho fatto nel mio portfolio, e infatti qui avevo un lighting duplicato. Allora andiamo a cancellare la cartellina così ve lo faccio vedere. Ci andiamo a duplicare inevitabilmente perché non ti funziona quasi mai sul cilindro, sul piano, scusami. Quindi lighting 01 sarà il nostro lighting plane. Ce lo accendiamo. Allora, ricontrolliamoci che l'HDR non abbia fatto capricci. Molto bene. Allora, in questo caso ci viene abbastanza semplice. Prima cosa, risistemiamoci. Sistemiamoci l'HDR. Ok, qui ci dà un po' di profondità. Questo mi piace. Nulla ci vieta di cambiarci HDR, ad esempio di prenderne una in daylight. Adesso carico questa al volo e ce la mettiamo. Ok, abbiamo un lighting più credibile. Non andiamoci molto pesante. Cioè, a me l'HDR piace tenerla abbastanza soft, più come riempimento, più proprio come luce portante della scena. Riaccendiamoci la nostra luce principale se vogliamo mantenere gli stessi colori. Andiamo a diminuire un attimino le varie dimensioni. E potete riutilizzare o le stesse luci per rifarvi il lighting o per andare a simulare quello che ho fatto io. Ci andiamo a creare una luce nuova che metteremo sempre in cartellina, che sarà il nostro assalto. Dove? Semplicemente con una directional. Ve la andate a posizionare su. Ok. Ve la andate a posizionare in maniera tale che crei giochi di luce, le ombre che vi piacciono. Cercate sempre di tirare fuori le tridimensionalità. Mettiamo un'intensità adeguata, potrebbe essere 6.5. Siamo. Esatto. Mettiamo una temperatura colore un po' più opportuna, possiamo farlo sia dal colore che dalla temperatura. In questo caso 5.000 penso sia abbastanza appropriata.
mettere anche 7, no, 70. Pressione prova anche 7.2 e in questo caso abbiamo ricreato un lighting da pieno dei light. Diminuire il occlusion, che già vengono molto scure. Le possiamo schiarire con l'HDR. Vedete, quando tutto settato, rendere molto semplice da fare. Non ci si perde molto tempo. Quello che richiede tanto impegno è trovare un attimo il bilanciamento delle luci, prendere confidenza con le forme che volete estrarre e con il mood che volete dargli. Una volta che io renderizzo tutto, vi faccio vedere anche come si fa un semplice render, quindi riaccendiamoci la pallina, spegniamo il mio square, spegniamo il lighting plane, solitamente va riaccesa, esatto. Marmoset disabilita l'HDR della cartella precedente, quindi controllate sempre che tutte le luci siano accese correttamente. Andate su, innanzitutto nelle impostazioni, sarebbe fantastico. Come The Noise uso il CPU, perché in alcuni casi il GPU con il render a 4K ha dato fastidio, cioè ha creato dei problemi, utilizzo qualità alta, The Noise 3.07, c'è un quality mega. E sono solito renderizzare in XR 16 bit, portarlo in Photoshop e fondamentalmente non fargli niente. Cerco di tirarle le texture fuori da designer il più corrette possibile. Al massimo utilizzo un levels quando ho tutti i render, ad esempio del cilindro, della sfera, del piano. Mi sono reso conto che tutti e tre magari sono un po' scuri o un po' chiari, metto un levels sulla cartella di render e mi sistemo quel 3% dell'immagine. Però sconsiglio a tutti di usare team proprio queste cose in Photoshop, non elaborate i materiali. Anche perché una volta che voi avete il render, allora riapriamoci ArtStation. Una volta che noi abbiamo i render, diciamo, questo è un consiglio che vi do io da material artist. Sarebbe molto bello, sarebbe un requisito secondo me, mostrare le texture che avete fatto. Cioè, tante delle volte per me è più importante vedere queste mappe. Non è necessario che le dividiate come ho fatto io, potete fare come volete, potete metterle tutte e quattro. In questo caso ho messo height, normal map, diffuse e roughness. Da qui si vede veramente il lavoro che è stato fatto e quanto ha lavorato bene l'artista. Quindi il mio consiglio è poi in Photoshop allegare sempre lo screenshot perché avete lavorato a nodi, quindi mostrate il lavoro che avete fatto e lavorate in maniera pulita. Io non sono della scuola di pensare di fare tanti render. Se volete fare un render contestualizzato, ad esempio, in un ambiente, fatelo, però non ne fate 70. Cercate di fare dei render dove valorizzate al massimo i vostri materiali e mostrate le mappe e mostrate il node graph. Questa è, diciamo, la mia guida per la presentazione dei materiali. Considerate sempre nel complesso che sarebbe bello avere dei lighting consistenti, come ho detto prima. Quindi, se avete intenzione di fare una sfilza di materiali, anche una decina, cercate di essere consistenti, perché poi l'impatto si vede quando sono tanti. Sì, volevo chiederti a proposito, cioè, per presentare il materiale, che tu sappia, c'è solo questo metodo attraverso Marmoset, o che tu sappia è possibile anche farlo con altri metodi? Magari hai avuto modo di provare Allora, io altri software ho visto anche. tante persone che usano Unreal. Io sinceramente ci ho provato, ma non mi trovo perché è macchinoso il processo per importare le texture. Quindi non mi sono trovato, ma i risultati sono molto buoni in Unreal. Ho utilizzato
per fare qualche test, esempio questo l'avevo renderizzato in Maya e Arnold, okay. Però la height non viene uguale, quindi non è che non venga uguale, viene, ma su Marmoset viene meglio, secondo me. Quindi avete comunque un'ottima resa se avete lavorato bene. Però ho provato anche uno, l'ho renderizzato uno o un paio, l'ho renderizzato con Blender, questo della finestra l'ho renderizzato con Cycles. Ok. Diciamo che alla fine le texture sono texture, quindi dove ti piace le potresti utilizzare, tanto i motori di render ormai lavorano tutti in PBR, quindi mm-hmm. le texture sono compatibili. Diciamo che secondo me Marmoset è lo strumento più utilizzato perché è immediato, è veloce, ti permette di visualizzare subito, è molto pratico ed è stato studiato per questo. Quindi quando tu esporti la texture, tu apri Marmoset, la texture è già aggiornata, cioè ti risparmia un sacco di tempo. Sì, sì, ok. Mi sento di consigliarlo se presentate un singolo asset, come una sfera, un cilindro, un piano, ma se avete un environment ve lo sconsiglio assolutamente. Cioè per me Marmoset è utilizzabile per one asset, di più non lo consiglio sinceramente. Solo per la presentazione, Sì, insomma. sì. Sì, che poi molto spesso ho visto anche alcuni lavori fatti veramente bene, però vengono rovinati appunto nella fase di presentazione, cioè fanno un brutto lighting, mettono uno shading un po' sbagliato, però il lavoro in sé è molto valido. E questo è un peccato perché appunto c'è tutto un lavoro dietro di costruzione, di studio e viene rovinato verso la fine. Sì, guarda, E ti posso riportare una cosa molto intelligente che mi disse il mio lead. Il 3D tante volte non è rappresentato correttamente perché il 30% del lavoro sono le texture, il 40% è il lighting e il restante è post-produzione. A prescindere dalla geometria, questo è, quindi tolta la modellazione. Cioè, anche un portfolio come il mio è la conferma che nonostante io non abbia modellato niente, perché io qua non ho modellato nulla, cioè sono tutte palle, sono tutte primitive, comunque sia c'è un portfolio interessante grazie alle texture e al lighting. Cioè, anche un cubo può essere figo con delle belle texture e un buon lighting. E Esattamente. questo secondo me Sì. è un aspetto che non va mai sottovalutato, quindi tutto quello che è il look dev dell'asset, perché tanti, ad esempio, ho visto tanti modellatori che hanno fatto dei modelli veramente pazzeschi, ci buttano due luci, fa tanto il modello è figo, no, così non gli rendi giustizia. Come se tu fai un materiale strafigo in designer, cioè, tu prendi anche una scansione della Madonna, che ormai si trovano gratis, le butti dentro Marmoset, metti in HDR, vedi un lighting orribile. Non la stai valorizzando, invece è un aspetto secondo me da non sottovalutare. Sì, infatti è abbastanza sottovalutato, soprattutto nei junior, perché dicono le persone all'inizio fanno il ragionamento: faccio un bel lavoro, dopo lo metto in una scena, 3-point light classico e via. Invece il lavoro potrebbe addirittura avere un valore aggiuntivo doppio di quello che ha con un lighting fatto male. Assolutamente. Cioè, addirittura il lighting può cambiare completamente la percezione di come hai fatto il lavoro. Assolutamente. Il lighting cambia proprio le forme. Cambia proprio tutto. Cioè, dà la forma. Le ombre e le luci danno forma a quello che stai illuminando. I colori danno sensazioni, danno mood. E secondo me sì, è un aspetto che tutti dovrebbero un po' approfondire. Io nel mio ho approfondito per quello che mi era necessario. Poi ripeto, io non sono un lighting, potrei aver detto tutte cavolate. Potrei aver parlato veramente a vanvera un'ora. Prendiamo un po' con le pinze, ecco. Esatto. Porti quello che è la tua Sì, esperienza, comunque. è una guida pratica a come renderizzare un materiale. Quindi Sì. non è scientificamente corretta, però funziona. Quindi possiamo anche vedere, cioè, il mio miglioramento anche nel lighting
man mano che renderizzo materiale con materiale, cioè non c'ho problemi a dirlo che i miei primi 10 materiali sono illuminati col cavolo, veramente.